Io sarà un mese fa mette su un regolatore sull'acqua da bere, l'acqua che si usa in famiglia, che era, cioè mia moglie 5-6 anni compra l'acqua. E fino adesso diciamo che abbiamo trovato un po' di migliorie con questo regolatore, però lei mi sembra che dice un po' che non è come com'è. Non è affatto così. Allora, se il depuratore è fatto bene, per esempio ci sono tanti depuratori, tante marche diverse, a osmosi inversa, funzionano bene, funzionano veramente bene. Quindi non danno problemi. I depuratori che sono micidiali, sono quelli che contengono l'argento dentro. E, per esempio ci sono delle caraffe in cui c'è il filtro con l'argento, sono micidiali perché l'acqua che esce è cancerogena, perché esce con le particelle d'argento. Ma i depuratori, anche i depuratori casalinghi con osmosi inversa, funzionano molto bene. A questo proposito, io qualche giorno fa ho pubblicato un articolo e preparandolo mi sono molto divertito perché ho fatto il confronto fra le leggi che regolano l'acqua del rubinetto e le leggi che regolano l'acqua minerale. Allora, per esempio, acqua del rubinetto non si può superare 1000 microgrammi litro di boro nell'acqua del rubinetto, nell'acqua minerale 5000. Stessa cosa per l'alluminio, stessa cosa per tantissimi metalli pesanti. I limiti per le acque minerali sono 5, 10, 15 volte superiori rispetto all'acqua del rubinetto. Poi ci sono degli elementi chimici che non sono nemmeno presi in considerazione, per esempio l'uranio. C'è una acqua minerale in Sardegna che contiene 31 microgrammi di uranio per ogni litro, che sono una quantità immensa. Per la legge va benissimo. Quest'acqua è velenosissima, pure è acqua che viene venduta. Perché? Perché l'uranio non esiste per la legge, non c'è. Quindi non è male avere un depuratore a osmosi inversa, perché se no altro questa roba va a ferro. Spendo 1.800 euro di questo aggeggio. No, poi lo so che aggeggio sia, che magari è una fregatura, non lo so, io non, magari che non sto sottoscrivendo. Ah, beh, allora era buona sicuramente. Allora, io sono qui per dirle che vicino alla mia abitazione, che si trova in una piccola vallata che si chiama Val Menocchia, ed è più vicino al comune di San Benito del Tronto, è stata accesa il 15 settembre una centrale a oli vegetali, autorizzata il 24 dicembre. Oli di che olio è? Olio vegetale. Sì, ma olio vegetale, ma di che cosa? Di che vegetale? Non si specifica sull'autorizzazione. Quindi la ditta dice girasole oppure olio di colza o in alternativa olio di palma, ovviamente. E quello che mi preme sottolineare, io la ringrazio per quello che ha detto, perché noi abbiamo trovato un muro di fronte a tutte le istituzioni con cui abbiamo combattuto, soprattutto l'ARPAM, che non ha fatto assolutamente niente di niente ed ha autorizzato le emissioni in atmosfera disgiuntamente dal progetto che è stato autorizzato dalla regione, cioè una cosa assolutamente assurda. Un megawatt bruciano 2,5 quintali di girasole, di olio di girasole all'ora. Questo, cioè. Che cosa posso dire se non che l'ARPA va chiusa urgentemente e che queste persone non sanno che cosa stanno facendo? Perché chi autorizza cose di questo genere non ha idea del danno che sta facendo. Noi abbiamo fatto questo manifesto che ci hanno proprio. Oltretutto, io mi sono incontrato con tempo fa, un paio d'anni fa, proprio qui nelle Marche, fra l'altro, con degli agricoltori. Ora, il problema che è sorto è il seguente, ve lo dico molto in breve. Erano stati convinti a fare delle coltivazioni esclusivamente per l'impianto a biomassa. Il problema però è questo, che l'impianto a biomasse diventa il mio unico cliente, quindi fa il prezzo che gli pare. Non è che io posso contrattare, perché
quello dell'impianto a biomassa dice bene, non te lo compro e tu tua roba te la mangi. Dava 2 euro al quintale in più di del prezzo di mercato. Quanto dura? Un anno. Beh, perfetto, perfetto. Sì, sì. Io mi presento, sono Settimio Ferranti, sono il vicepresidente del Comitato della Salute del Val Vibrata, presidente dell'Associazione della Parte Giusta, ex ispettore educatore ambientale del Comune. Noi ci conosciamo, ma non ci eravamo messi d'accordo. No, no, Stefano, leggo di tutto, questo ho letto, ma facciamo leggere i nostri 200 iscritti dell'Associazione, anche al presidente del Comitato della Salute, nonché presidente dell'Unione dei Comuni, al presidente del Sindaco della Val Vibrata, e dalle battaglie alle proposte. Quindi allora c'è un ma sono un politico, io sono consigliere comunale. Noi siamo dall'altra parte del confine, ma noi, per noi non esistono i confini come non esistono per le polveri e per i venti. Io ho chiesto a Alberto adesso, come nuovo rappresentante del comitato, al presidente dell'Unione dei Comuni, se, di intervenire subito sulla regione Marche, sul via, su quello che sta facendo per vedere l'impatto ambientale, l'impronta che lascia anche sul nostro territorio, sul territorio di Mitro. Lo impegnerò, lo incalzerò, anche se Vinde Conti sarà difficile, però da domani subito in parrocchia, perché il mio segretario è il parroco di Santa Giovanni Prata e i vescovi sono membri orari, e adesso ci muoveremo a 360 gradi. Porto i saluti del presidente Chiodi, del presidente della provincia, degli assessori preposti, sono sensibili per ovvi impegni alla regione Abruzzo, a Pescara non sono potuti venire. Sono sensibili alla tematica, li porteremo sui loro passi, perché c'è un programma, anche un programma diverso da quelle idee che sono state elencate qui in Abruzzo, li porteremo a vedere come ho portato con la sensibilità di dialogo Illo Tempore e altri sindaci. Oggi Silvio di Termo Brucchi dice che vede l'acqua va bene, anche se lì ci sono delle cose da vedere, perché bisogna vedere il rifiuto dove va a finire e bisogna vedere la filiera dove va a finire. Questo me lo insegna aver sensibilizzato un comune multietnico come Martinsicuro, portato al 70% della raccolta differenziata, l'hanno fatta anche i cecoslovacchi e tutti gli extracomunitari che erano in quel territorio in quegli anni. Certo, c'è molto da fare, però se partiamo da questo presupposto e da cittadini che intervengono, ecco, e va nella giusta maniera. Che dico adesso? Di fare subito rete con le associazioni sul territorio. Io l'ho chiesto da subito quando ho chiamato Peppe l'altro giorno, ho scandagliato tutta la stampa, ho chiamato fino a poco tempo fa, c'era Roberto Testimoni, il direttore di Rai 3 Marche, dopo che è stato sensibilizzato da Rai 3 Abruzzo, a intervenire. Mi hanno detto che non era scaletta questa cosa, mi sono arrabbiato, mi hanno detto che non sapevo niente, come mai? Io ho detto, io ho chiamato l'Abruzzo, Farias ha chiamato i vostri, e la prossima volta cercate di venire, perché noi paghiamo un servizio pubblico e lo vogliamo pubblico fino in fondo. Io vi ringrazio di questa cosa, ringrazio l'associazione, perché sono cose lodevoli, cose che non si vedono e non si sentono tutti i giorni. La mia domanda adesso è questa nei confronti di Stefano, perché è importante che questo vada a buon fine. Che proposta portiamo da ora in poi ai cittadini? Perché le battaglie si possono fare, ma bisogna portare una proposta al sindaco di San Benedetto e agli amministratori locali, che sono la prima autorità sanitaria. Qui oggi ci sono, c'è la prima autorità sanitaria dei confini. Dov'è la prima autorità sanitaria di questo territorio? Lo vogliamo la prossima di un tavolo di sinergie attuative, con proposte dal basso nostre. Dobbiamo fare la proposta. Stefano, ti impegniamo per una proposta. Allora, grazie. Che cosa c'è da fare? Purtroppo le case non si costruiscono dal tetto, che è quello che volete fare tutti voi. Cioè, voi vorreste avere la soluzione, perché siete abituati ormai, la bacchetta magica. Una volta ci impiegavano 300-500 anni a fare una cattedrale, oggi bisogna fare la casa in 3 minuti. Ed è un disastro, non si fa così. Se vogliamo veramente, non dico risolvere il problema non si risolverà mai, il problema è il nostro essere uomini, bambini viziati come siamo noi adesso. E qui non si risolve, perché nessuno di noi, io in primis, rinuncerà a vestirsi, quindi nessuno di noi andrà in giro nudo, nessuno di noi rinuncia all'automobile, nessuno di noi rinuncia alla casa riscaldata, quindi dobbiamo cercare di avere l'impatto più piccolo possibile, ma l'impatto l'uomo ce l'avrà sempre, è inutile illudersi. Cosa bisogna fare? Bisogna partire dalle fondamenta. Le fondamenta sono la cultura, perché se continuiamo a essere ignoranti come siamo, è finita, è finita. Io stamattina sono andato sulla spiaggia, qui,
e ha fatto una piccola passeggiata, ma brevissima, e ho visto delle cose belle, per esempio ho visto delle belle conchiglie sane, e questo mi ha consolato, ma ho visto una cosa bruttissima, ho visto la spiaggia completamente ricoperta da mozziconi di sigaretta, completamente, sembrava un enorme portacenere. Questo significa varie cose, alcune cose dal punto di vista psicologico su cui non voglio entrare, perché è la psicologia del fumatore che mi trovo completamente in disaccordo, non voglio entrare su questo. Voglio soltanto entrare sul problema della nessuna cultura ecologica di chi ha buttato quelle sigarette. Ed erano, io sono stato un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, ne ho viste forse qualche migliaia. Chi ha buttato quelle sigarette non sa che quella roba impiega tempi biblici per essere trasformata in qualche cosa non di innocuo, ma di meno impattante. Queste persone sono dei devastatori semplicemente per ignoranza, quindi non ci resta, noi abbiamo soltanto una possibilità, quella di acculturarci, se no è finita, un popolo di caproni ignoranti non andrà da nessuno. A proposito di cultura, entro un attimo in quello che ha detto Settimio, lui ha parlato di Vedelago. Non so se voi conosciate il sistema di Vedelago, un sistema di cui parlano tutti, un sistema che viene reclamizzato dalla signora Carla Poli, che è la proprietaria di questo impianto, molto bello, che sta a Vedelago in provincia di Treviso, un impianto che viene descritto dalla signora Carla Poli come capace di riciclare, di trasformare i rifiuti in qualcosa di utile. Quel qualcosa di utile è un granulato che viene usato come sottofondo stradale, come coibentante, cioè evita per esempio che si vada a fare degli scavi per le ghiaie, che sono un problema enorme. Io non so se qui in le Marche ci sia, ma da noi in Emilia Romagna e nel Veneto è un problema immenso quello delle ghiaie, perché stanno devastando tutte le falde acquifere e tolgono terreno all'agricoltura che non sarà mai più disponibile per l'agricoltura. Quindi trasformiamo questi rifiuti in qualche cosa che surroga, che vicaria, che sostituisce le ghiaie. La signora Carla Poli ha convinto il mondo. In realtà la signora Carla Poli non l'ha raccontata tutta, ma ne ha raccontata soltanto una parte. Ho premesso che quello che fa è ottimo, ottimo, perché tutto quello che di rifiuto può essere riciclato in maniera utile trova la mia benedizione per quello che può valere, però la signora Carla Poli non dice che lei tratta solo il 20% delle tipologie di rifiuti, il 20%, quindi l'80% non esiste, e non dice nemmeno che il 3% di quel 20% per lei è un altro scarto, quindi lei in realtà tratta meno di un quinto dei rifiuti, che va benissimo, per carità, però bisogna informare la gente. Se la gente fosse preparata tecnicamente, si accorgerebbe immediatamente di questo problema. E invece non lo è. E allora qual è il problema di questo approccio? Il problema è quello che io riscontro soprattutto nel meridione d'Italia. Cioè, i meridionali sono molto pigri, è inutile che noi ci nascondiamo dietro. Andate a Napoli, tutto quello che viene proposto come comodo viene accettato a braccia aperte. Poi ci si accorge che una bufala, ma è la stessa. Che cosa si propone a Napoli? A Napoli si propone, mettiamo l'impianto della signora Poli, perché? Perché così produciamo tutta la munnezza che ci pare, perché tanto la signora Poli la trasforma in qualcosa di bello. Non è vero, non è vero. Cioè, guai se la gente comincia a credere, ho quell'impianto e da domani inquino tutto quello che... inquino l'inquinabile perché c'è la signora Poli che con la bacchetta magica. La signora Poli mi risolve una fettina del problema, ma la fettona continuo ad avercela io. Ecco perché essere preparati culturalmente è fondamentale, perché si rischia non solo di prendere delle bidonate incredibili dal punto di vista economico, ma di peggiorare la situazione, perché addirittura si rischia, avendo impianti di quel genere, di produrre ancora più immondizia. Basterebbe chiarire le cose. Si chiariscono le cose, si dice, noi trattiamo il 18% del rifiuto. Fine.
non trattiamo questo, questo, questo e questo, cosa che non viene detta. Quindi, Settimio, attenzione.